La tavola di Santa Elisabetta racconta una storia fatta di spostamenti e di interventi di restauro, eseguiti dall'Ottocento ad oggi. Queste sono le sue vicende. Nell'aprile 1824, il primo vescovo di Massa, Francesco Maria Zoppi, si stabilì in questo palazzo, appena restaurato e donato ai vescovi della città dalla duchessa Maria Beatrice d'Este. All'interno del suo appartamento venne costruita una piccola cappella, dove verrà collocato il dipinto di Bernardino del Castelletto. Il quadro era posto originariamente sull'altare delle Terziarie Francescane, nella chiesa di San Francesco. All'inizio del Settecento venne trasferito nel loro conservatorio di Santa Elisabetta. Quando nel 1824 il vescovo visitò le stanze del convento che era stato soppresso da Napoleone, vide il quadro nel coretto delle suore, montato su una cornice dorata di forma barocca, e lo scelse per la cappella del suo palazzo. L'opera mostrava il distacco delle tavole e del colore causate dall'umidità del luogo. Il restauro fu affidato al professore di disegno dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, Carlo Prayer, e venne eseguito nell'autunno 1825. Il dipinto, che è costituito da tre tavole di pioppo unite insieme, fu tagliato, soprattutto in larghezza, di circa 25 cm e ha assunto una forma quasi quadrata. Inoltre, Prayer eseguì diverse ridipinture, così come possiamo vedere anche da alcune fotografie degli anni 50. Le parti modificate riguardavano soprattutto i volti dei personaggi principali, quello della Vergine Maria e di Gesù Bambino. Secondo la sensibilità ottocentesca, il restauro realizzò un vero e proprio aggiornamento stilistico che armonizzava il dipinto con l'altare appena costruito. Nel 1954 fu eseguito un nuovo restauro da parte di Luciano Gazzi a spese della soprintendenza di Pisa. Le zone più chiare mostrano le parti in cui il dipinto era già stato pulito. Questo restauro, seguendo le pratiche del tempo, fece uso di solventi piuttosto aggressivi che impoverirono irrimediabilmente il colore. La pulitura ha riportato in luce però le originarie fisionomie dei personaggi. Il restauratore intervenne poi sulle perdite di colore. La più estesa si ritrovava nella parte bassa del dipinto, in corrispondenza del tabernacolo. Le altre lacune più evidenti erano sul manto della Madonna e nel bordo in alto. Furono tutte stuccate e ridipinte. Si presentava poi il problema del distacco delle tavole e per porvi rimedio furono fissate sul retro delle traverse metalliche che bloccassero la struttura. Un articolo del Tirreno del 22 luglio 1955 celebrava il ritorno della tavola restaurata. Dopo circa 40 anni si sono ripresentati i problemi di distacco delle tavole e di caduta del colore concentrati soprattutto sul manto della Madonna. Probabilmente le traverse inserite dal precedente restauro avevano bloccato il naturale movimento delle tavole, provocando il sollevamento della superficie pittorica. Quindi, nel 1994 si è reso necessario un nuovo intervento affidato a Fausto Gianni Trapani. Per contrastare l'incurvamento delle tavole si sono praticate sul retro delle profonde incisioni riempite con porzioni di legno nuovo. Inoltre sono state applicate due traverse di alluminio più mobili di quelle precedenti. I distacchi di colore sono stati incollati, le lacune e gli spazi fra le assi stuccati e ridipinti. Nel 2006 il dipinto è entrato a far parte del percorso museale che occupa gli spazi dell'antico appartamento vescovile. Di nuovo, dalla primavera 2017, si è reso necessario un intervento conservativo svolto dalla ditta Lo Studiolo di Lucca. Si ripresentavano infatti numerosi sollevamenti e fratture del colore. La parte più deteriorata era, ancora una volta, il manto della Madonna, sicuramente per le vecchie puliture subite, ma forse anche a causa della qualità poco resistente del colore.
Il primo intervento è avvenuto in sede. I distacchi di colore sono stati subito fermati con carta giapponese e colla leggera per permettere il trasporto del dipinto in sicurezza. In laboratorio è stato eseguito il consueto trattamento antitarlo per anossia. Il dipinto è stato posto sotto vuoto per 60 giorni. Il colore è stato consolidato con iniezioni di colla stesa col calore di un piccolo ferro da stiro e lasciata asciugare sotto il peso di sacchetti pieni di piombini. Le vecchie traverse in alluminio sono state sostituite con tre nuove traverse di legno che seguono la naturale curvatura delle tavole e sono state fissate con speciali viti in grado di muoversi in tutte le direzioni per assecondare i movimenti del legno. È stata eseguita una pulitura selettiva per rimuovere i ritocchi pittorici e le vernici protettive ormai ingiallite risalenti ai vecchi restauri. Le vecchie stuccature, riemerse, sono state assottigliate. Quelle che chiudevano lo spazio fra le tavole sono state ridotte e questo ha permesso di recuperare delle piccole parti originarie del dipinto. La grande lacuna in basso, in precedenza, era stata stuccata mantenendo una superficie liscia. È stata ora trattata con piccole porzioni di gesso che seguono il disegno delle screpolature del colore, uniformandola al resto del dipinto. Le lacune sono state ritoccate con sottili linee di colore reversibile, ben individuabili da vicino, ma poco riconoscibili da lontano. In ultimo, è stata applicata a spruzzo la vernice protettiva a effetto opaco.